Luchino mi ha sempre chiesto dove lavoravo e oggi ti ho portato alla fabbrica di Poppy Playtime! Oh, la fabbrica di Poppy Playtime! Ma ci sono i giocattoli qui dentro? Sì, e oggi per il tuo compleanno ho in mente di farti una bella sorpresa. Forza, entriamo, che aspetti? Ok, ti seguo. È da un po' che non ti lavi però, Sì, ti ho detto seguimi, ma non così vicino. Lattarate! Oh, ma cos'è sta storia? Ma perché c'è già qualcuno qui dentro? Ma, scusi! Quindi tu lavori qua? Fai l'accoglienza? Fai tipo la receptionist? Si dice receptionist, ma... Ma che, cos'è che c'è scritto sul cartellino? C'è scritto... Lion! Ma perché Lion è qui? Sembra che non ci stia neanche guardando. Sembra che non ci conosca neanche. Ancora una volta ciao signor Lion. Cosa le è successo? Ciao. Ding ding ding. C'è qualcuno dentro? Yuhu! Sembra che non ci sia nessuno. Forse mi stai dicendo che è stato trasformato? No, no, impossibile. Gli umani non possono essere trasformati in animatronics. Comunque questo è il posto dove lavoro io. Tira fuori la tua torcia che ti ho dato. Aspetta, quale torcia? Questa qui? No, Locchino, quella non fa luce. Ogni volta che io arrivo in ufficio devo per forza svuotare il cestino. Quindi metti subito le mani dentro il cestino e svuotalo. Ok. Sono piccolino, se mi incastro... Effettivamente è una testa bella grossa, Locchino. Vai, forza, incastra dentro la testa. Oh, ho trovato una carta di livello 1. Queste sono le carte che usiamo noi per accedere ad ogni stanza della fabbrica di Poppy Playtime. Oh, e quindi posso andare anche qui dentro? Non toccare, fai andare avanti prima a me. Questa fabbrica è molto grande, quindi se dovessi perderti, tira fuori la tua radiolina. Questa qui? Esattamente, non te la infilare nel naso che c'ha anche una piccola antenna. Ok, facciamo un test. Va bene, abbiamo appena detto, non allontaniamoci. Oh, ma che cos'è questo, papà? Non ti sento, devi premere il pulsante! Ah, giusto, aspetta. Blup, papà, mi senti? Sì, ti sento, forte e chiaro. C'è un mostro. Un mostro? Sì, c'è un mostro blu, con la manina gialla. Sì, c'è proprio la mano gialla e i denti fuori. No, non guardarlo, Locchino, vieni subito qui, scappa. Ok, Lion... Ancora una volta, ciao. Ciao Lion, ciao. Allora, le radioline funzionano. Quindi tu hai trovato la carta, giusto? Sì, ho trovato la carta. Devi strisciarla. Non così. Non così, Locchino. No. Allora, devi metterla dentro questo lettore. Va bene, mi serve una carta di livello 2. Ai, Locchino. E allora, dobbiamo cercare la carta di livello 2. Non lo so. Forse dentro Lion è tutto aperto. Forse dentro di lui. Non credo ci abbia incastrato una tessera. Però aspetta che provo a vedere in un posto dove potrebbe aversela infilata. No, davanti no. E allora sarà dietro. No, va bene. Allora, Locchino, ti porto nella stanza dei giocattoli. Dov'è? È davanti a te. Vai. Seguimi. Ok. C'è un dinosauro col collo lungo. Sì, ti dice di mangiare i broccoli. Ma fanno schifo. Infatti devi fare tutte le cose al contrario che ci sono scritte in questa fabbrica. Bene, adesso striscia la carta qui dentro. Ha funzionato. Grazie. Oh, e io sono rimasto fuori. Eccoci. Oh, quanti giocattoli. Sì, allora Locchino, devi sapere che questi Huggy Wuggy un giorno hanno preso vita durante la notte. Quindi finché è giorno ci va bene. Ma quando diventa notte, gli spuntano i denti e iniziano a mangiarti vivo. Quindi devi stare attento. Oh, guarda cosa c'è, papà. Ce n'è un'altra. E chi è questa? C'è la minigonna, i fiorellini giapponesi. Ma questa è... Anna? Oh mamma, hanno trasformato Lion e Anna in degli animatronics. Sì. E questi mi stanno rubando il lavoro. Ero io il guardiano notturno. E adesso fanno loro. Non hanno neanche bisogno di mangiare. Possono star qua tutto il giorno. E ma adesso cosa facciamo qui dentro? Dobbiamo controllare con la nostra torcia che non ci siano degli intrusi? In realtà dobbiamo vedere se non prendono vita i giocattoli. Vedi quel trenino? Sì. Ho nascosto là sopra un codice per poter prendere il grab pack. Che cos'è il grab pacco?
Oh, c'è un gatto! Sì, lascia stare il gatto. Quindi devo andare nel carrello, c'è un indizio. Eh sì, io le mie password me le dimentico sempre. E quindi ho sempre bisogno di nascondermi il suggerimento da qualche parte. Ma io sono basso, non ci arrivo. Salta, Locchino, salta! Ok, ci provo. Uno, due, ce l'ho fatta. Forse l'ho preso. Bravo, Locchino! Cos'è che è? Cos'è? È una cassetta, giusto? Sì, è una cassetta. C'è scritto 09116. Ah, ecco qual era. No, mi dice carta di livello 2. Siamo bloccati per sempre. Papà, io non voglio trasformarmi in un giocattolo. Tranquillo, Locchino. Allora, la carta dovrebbe essere in uno di questi scatoloni. Fammi controllare un po'. Non c'è niente qua, non c'è niente di là, non c'è niente di su e non c'è niente. Ah, ecco, qua dentro. È nella cassa. Ok, qui dentro. Eccola, l'ho trovata. Ho trovato la carta di livello 2. Possiamo uscire, finalmente siamo liberi. Ho avuto paurissima. Ok, allora non girate a sinistra. Non c'è niente. È il giocattolo che ti diceva, il mostro, il mostro. Non è un mostro, è Huggy Wuggy, tranquillo. Qui c'è scritto pericolo. Mantenere il contatto visivo con il soggetto tutto il tempo. Sì, per questo faccio il guardiano. Oh, qua ho trovato delle cose. C'è un taser? Aspetta, voglio provarlo su di te. Fermo, fermo. Papà, stai bene? Ok, no, dove dobbiamo andare adesso? Sì, ciao, ciao. Ciao, Lion. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ma sentire solo quello? Penso di sì, ma vedi che è tutto rotto. È rottissimo. Ok, allora adesso la carta di livello 2 possiamo passare. Forza, veloce. Vai. Adesso passo anch'io. Che bello. C'è il brontodontolo, c'è il gatto longolo e c'è Huggy Wuggy lì. Sì, proprio tutti i nomi giusti. Comunque in questa stanza io mi siedo sulla sedia e guardo tutti i microonde, volevo dire telecamere di sicurezza. Oh, bellissimi. Sì, e qui ci guardo sia le telecamere che mi preparo anche il pranzo. Te l'ho detto, noi guardiani dobbiamo mangiare durante la notte. Ho trovato qualcosa. Ci sono delle cose qua. Le prendo tutte. Ho trovato uno strumento da hacker. No, Locchino, quello non toccarlo, eh. E poi c'è un telecomando. E c'è anche... Ecco. Quello è quello che uso io per guardare le telecamere. Fai un test. Ok. Allora, questa è la stanza dove eravamo prima. Poi... Ancora una questa... volta, ciao, ragazzi. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi. Questa è la stanza dell'ingresso. Questa qui è la stanza dove ci sono i Huggy Wuggy. Questa invece non so che parte sia. Ti sei fatto un giretto della fabbrica, ma in realtà è molto più grande. Io sono il guardiano solo di quest'ala. Vai, Locchino, metti il codice. Ok, 0 1 9 1 1. Aspetta, 09116. Ok, 09 1. Non me lo ricordo. Dai, Locchino, te lo dico io. 09116. Ok, 09116. E non è successo niente. Guarda che si è aperta, eh. Oh, ok. Posso prendere il grab pacco. Oh, non so come prenderlo. Oh, mamma, l'ho preso, papà. Sì, l'hai preso, ma non dirlo ad alta voce, perché detta così sono un po' strano. Oh, ho quattro mani. Posso farmi i compiti più velocemente. Sì, sì, so cosa stavi dicendo. E adesso usciamo, vai, prova a uscire. Ok. Oh, papà, si apre solo una porta. Oh, no! Me ne ero dimenticato. Aspetta, prova. No, si apre solo una porta. Allora, Locchino, ascoltami bene. Col grab pack devi attivare quel pistone. Poi dopo devi andare nel condotto. Ok? Io ti seguirò, stai tranquillo. Vai nel condotto. Poi dall'altra parte tu mi apri e io passo, va bene? Ho capito. Forse, non lo so. Forse rimarrai qui rinchiuso per sempre. Devo prendere questo. Benissimo. Sto andando bene, papà? Stai andando benissimo. La parte importante è quella dove mi liberi, però. Ok, l'ho attivato.
Bravissimo, bravissimo. Adesso salta sopra. Così? Sì, dai, devi solo saltare, mamma. Cioè, qua ci vuole. Va bene, calmo. Guarda che ti devo salvare la vita, eh. Sì, sei l'unico che può passare in questo posto strettissimo. Vai, Locchino, eh. Non mi lasciare indietro. Ricordati quello che devi fare. Ok. Cosa dovevo fare? Devi salvarmi la vita. Devi aprire la porta. Va bene. Allora, devo aprire la porta, 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 devo sentire la bora, devo sentire la bora. Papà, dovevo sentire la bora? Non ti sento, usa la radio. Papà, dovevo sentire la bora? No, devi aprire la porta. Ah, giusto, è vero. Ok, te la apro. Accidenti, guarda te! Oh no! Si sono spente tutte le luci, papà, è diventata notte! Sì, è diventata notte! Non guardare, non guardare, non guardare, non guardare Lion! Perché no? Perché Lion è cattivo! No, no, Lion è buono! Ciao, ciao! Oh mamma, aiuto! Papà, papà, vieni qui! Mi nascondo sotto il tavolo, mi nascondo sotto il tavolo! Aiuto! Mi sta prendendo! Ciao, ciao, Lion! Ciao, 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 ciao! Dentro l'armadietto, dentro l'armadietto! Io dentro l'armadietto! Ah, ok, io sono chiuso. Locchino, tu sei sicuro? Penso di sì, non so se mi ha visto. Devi usare la telecamera, usa la telecamera. Ok, qual era? Sì, è davanti a me. È proprio davanti alla mia scrivania. Aspetta, si sta muovendo. Oh mamma, forse dobbiamo dividerci. Cavolo, per poco non mi vede. È lì vicinissimo, papà. Sì, allora facciamo così. Tu vai nella stanza dei regali. E io torno nella camera di sicurezza, va bene? Poi mi viene ad aprire. Ok, quindi devo andarti là. Sarà complicatissimo farlo. Ok, allora io vado nella stanza di sicurezza, te lo distraggo. E tu vai dall'altra parte, nella stanza dei regali, va bene? Ok, vai. 3, 2, 1. Via. Oh, ciao, Lion! Ciao! 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 Ciao. Ciao, 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 io devo scappare. Devo scappare, devo scappare. Oh, mamma mia, mamma mia. La tessera, quale tessera mi serve? Oh no, c'è anche Anna cattiva. Dove devo andare? Dove devo andare? Ah, è giusto, lui non può raggiungermi. Papà? Ah, giusto. La radio. Plup. Papà? Non sento più mio papà. Anna non sembra cattiva. Anna, hai visto mio papà? Non l'ha visto. Papà dovrebbe essere nella stanza della sicurezza. E non c'è neanche una telecamera che mi faccia vedere la stanza della sicurezza. Va bene, allora dovrò trovare un passaggio diverso perché Lion sta guardando quella zona lì. Ok, saltiamo di qui e speriamo che questo condotto mi porti proprio là. Ciao Anna, ti libererò al più presto. Chissà dove è finito mio papà. Io della Ihu. Fa eco qui dentro. Sono scemo. Sono scemo. Sei scemo. Sei scemo. Oh, tu sei scemo. Oh, tu sei scemo. Vabbè, è impossibile. Sono passato. Ma dov'è mio papà? Forse dovevo sbloccargli l'area con questi. Potevo aprirli. Vabbè, se nella stanza di sicurezza sicuramente sarà al sicuro. Vediamo cosa c'è qui dentro. Non c'è niente. E quello che cos'è? Non riesco a leggere il nome sul cartellino. Ok, aspetta. Allora, questi mi ha detto che servono per aprire le porte. Ok. No, non funziona. Sì, ha funzionato. Ok. Ho aperto questa porta, sono dentro il tunnel, là c'è mio papà, là c'è mio papà! Ben arrivato nella Poppy Playtime! Nella Poppy Playtime, papà, io sono io! C'era Lion, prima ci stavi inseguendo, tu hai detto, io vado nella stanza della sicurezza, è sicuro? E poi dopo io ho parlato alla radiolina e tu hai fatto, contente, E poi basta, sei sparito, non ci sei stato più. Benvenuto nella Poppy Playtime. Qui ogni giocattolo è il tuo sogno. Ogni giocattolo è il mio sogno. Ma, papà. Benvenuto alla... riaccendi la luce, riaccendi la luce. Alla Poppy Playtime. Oh, ho capito, ho capito. Sei stato trasformato anche tu. Eh sì, sul cartellino c'è scritto
chi? Benvenuto alla Poppy Playtime. Sì, ho capito, benvenuto. Chissà quale tessera serve. No, la tessera 3 adesso dov'è? Ma sei cattivo come Lion? Benvenuto alla Poppy Playtime. Sì, ho capito, benvenuto, benvenuto. E forse è dentro queste scatole. Non lo riesco a trovare. Ho un'altalena. No, non mi devo distrarre. Lì c'è una manina azzurra. Forse dovrò usare il grab pack. No, non ci arrivo fin lì. Devo cercare in queste scatole forse. Ma sembra non esserci niente. L'ho trovata. È questa. La carta di livello 3. Benvenuto, bravo Luchino. Adesso vorrei accendere la fabbrica di Poppy Playtime. Ok, ok, vado. Riaccendo la luce, questa dovrebbe essere la luce. Quindi adesso dovrò andare qui e qui ci dovrebbe essere la stanza della corrente. Ma io ho una brutta esperienza con la corrente. Mi infilavo sempre le forchette, le dita dentro la spina. Cosa ci si è scritto qua? Ricorda, da fare, lascia un mi piace. Eh sì, non vi ho detto che questa è una nuova serie nella fabbrica di Poppy Playtime. Benvenuto! E ci saranno tutti gli animatronics. Iscriviti al canale perché siamo vicini al milione di iscritti. E poi fare un selfie con Lion che oggi non c'è, mi ha dato buca. Non fare insultare l'occhino. Sì, infatti, non insultate quel povero scemo. Oh, no, l'ho appena fatto. Borbottare? Ma cosa devo fare adesso? Qua ci sono dei bottoni rossi. Sembra non fare niente. Io provo a accenderli. Oh, ma qui c'è un sacco di elettricità sfrigolantissima. E qua c'è un altro bottone. Forse... Oh, oh. C'è un cartello di bagnato. E il bagnato con l'elettricità, come sapete, fa brutti casini. Non c'è niente qua. Come carta di livello 4? Sono rimasto intrappolato ancora! Sono ancora intrappolato! Ma come faccio io a vivere tranquillo? Queste cosa sono? Non lo so. Prendiamo tutto. Guarda quante ce ne sono! Sono tutti cavi elettrici forse. Guarda, è pieno di cavi elettrici. Altri cavi elettrici. E la tessera! Ho trovato la tessera! Ecco, questa è la tessera che mi serviva. Allora, forse devo far così. Devo unire questo a questo. Oh, si è accesa la luce. Ok, e adesso devo unire questo a questo. Ce l'ho fatta. È tornato giorno? Aspetta, devo andare a vedere. Penso di aver riattivato la corrente. Bene. Oh, sì, è tornata la luce. Quindi... Ma aspetta. Papà, dov'è andato papà? 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 Non sento niente, non mi sta rispondendo e qui c'era mio papà prima. Benvenuto alla Poppy Playtime. Uccidere, uccidere, uccidere.